Buongiorno! Guardate che bella la vista! Non l'avevo mai fatta vedere la vista del nostro hotel. Questa qua. E si vede l'orologio e il campanile della chiesa. Andiamo a fare colazione. Adesso finiamo di vedere le ultime cose. Facciamo colazione. Ede sta risumando dalla sua tomba. E niente, poi andremo a prendere il volo, però abbiamo delle cose da finire di vedere. Prima tappa di oggi. Allora, torta con biscotti e crema, caramel macchiato, devo dire dietetico la mia colazione. E le soft. Ele dice che queste statue fanno parte di un'esposizione che hanno fatto. Le avevano messe giù, amo? Alcune erano nell'acqua, ho visto le foto. Bello. C'è scritto? Vabbè, immagino sia proprio questo, sì. Queste sono le case galleggianti di cui ci parlavano ieri. Qui dentro ci abitano proprio. Infatti, vedete, c'è tipo una sala da pranzo. C'è un attimo un airone sopra una macchina. E lei ha paura. Questi qua arrivano, ti levano il cappello e scappano. Le rubano il cappello e Ah, sono i famosi rapaci del cappello. Ok. Sti alberi di Natale, c'è la ragosta di Simone, mi sembrano, cioè presente quello da famiglia Adams? Lui. Rido. Raga, abbiamo trovato i tulipani. Raga, Amsterdam col sole, la prima volta che la vediamo, ciao! Ecco ragazzi, stiamo andando a mangiare, abbiamo fatto un po' di shop e niente. Adesso andiamo a pappare qualcosa, anche se è un po' presto, ma dobbiamo tornare verso l'aeroporto. Ho preso queste barrette super tipiche al cioccolato, questa è al caramello, ma ce ne sono tantissime, tutti i colori. Questo è tipo la fabbrica, questa è da Willy Wonka. Ciao casette! Ciao, è stato bello! Siamo a Rotterdam, guardate quanto è grattacielosa. Stiamo aspettando il bus, questa è la parte di Rotterdam che vedremo. Ti piace Rotterdam? Molto bella. Ci siamo appena innamorate di questo aereo, largo, comodo, bello. Guardiamo un po' il menù. Blinking and glowing, ba-ba.
Siamo tornate a casa. Vedete il bello l'albero. Adesso ci guardiamo Harry Potter. Mi fa compagnia anche la mia mamma, che gli racconto tutte le cose. Io sono tornata. Dopo forse vi faccio un recap. Se non ve lo faccio è perché sono troppo stanca, e quindi vorrà dire che il giorno dopo ve lo faccio. Però sicuro proviamo ad aprire il calendario dell'avvento, da dove siamo un po' dietro, da dove sono partita. E va bene. Adesso aspettiamo Harry Potter. Cold outside and everyone's happy. This is that magic time of the year. Toys for girls and boys and festive friends who gather near around the fire. They all retire. Can't wait. Buongiorno tigrottine e tigrottine. Benvenuti in questo nuovo vlogmas. Ieri sono tornata da Amsterdam alle 7 di sera, quindi sono tornata, ho cenato, ho visto Harry Potter e sono crollata. E sono stanchissima, raga. L'idea di iniziare a lavorare mi gasa tantissimo, ma sono strastanca, quindi mi devo un attimo riprendere. Infatti adesso vado al lavoro e il rossetto e mezzo lo devo tutto risistemare, vabbè. E comunque niente, adesso si va a lavorare e diamo il via a questa nuova giornata, che sarà molto all'insegna del relax, ve lo dico, perché mi devo rilassare, e però anche molto natalizia. Sistemeremo l'albero che i miei genitori hanno un po' iniziato a fare, e però non l'abbiamo ancora finito, quindi sistemeremo l'albero e farò qualche regalino di Natale online per adesso, perché mi devo sbrigare. Il prossimo weekend, che è lunedì, quindi bisogna aspettare tutto il weekend, vado a fare i regali di Natale con la mia amica al centro commerciale, quindi proprio il giorno dei regali di Natale ufficiale, però oggi inizio. Ciao belli, sto facendo una merendina mentre gioco a Tomodachi Life. Buonissimo. Sono andata al lavoro, ho pranzato, lasciate perdere le mie condizioni. Adesso mi rilasso un po' e poi torno al lavoro nel pomeriggio. Stasera angolo di Furlan e seratona film di Natale con Giulia, perché mi è mancata troppo. E quindi questa sarà un po' la giornatina. Stiamo un po' indietro con i vlogmas, stanno uscendo un po' a rilento perché sono partita, quindi c'è stato tutto un po' di mezzo, però piano piano ci rimettiamo in pari, promesso, volevo dirvelo. Non so se quando vedrete questo video saremo di nuovo in pari, però piano piano usciranno tutti. Quindi niente, volevo un po' dirvi. Adesso continuo a giocare a Tomodachi Life, mi sto rilassando, poi mi guardo qualche vlogmas e mi riposo. Abbiamo aiutati. Ecco qua l'albero. Ditemi se non è bello, non è ancora finito, eh? Mentre ero via l'hanno un pochino fatto i miei. È bellissimo, questo è nuovo poi. Però non è finito. Anzi, dato che amo fare l'albero, toglieremo le palline, aggiungeremo quelle nuove e lo rifaremo un po' da capo, perché voglio avere la soddisfazione, però bello, eh? Un po' sfocato, adesso ve lo faccio vedere meglio. Vedi, ecco, ora si vede un pochino meglio. Carino, molto molto carino, con i suoi dettagli, ma lo farò anche io. Domani, me lo prometti? Ok, me l'ha promesso. Domani aggiungiamo le palle, canzoncine di Natale e vedrete l'albero. Ve lo sto dicendo tutti i giorni, ma domani è quello definitivo. L'ho giurato davanti a voi. Adesso apriamo il calendario dell'avvento, che siamo un po' in ritardo. È finito Casa a Prima Vista, che era qui. E dopo aver aperto il calendario dell'avvento, andiamo a vedere Mamma ha perso l'aereo 2, perché abbiamo già visto il primo, con Giulia. Allora, adesso apriamo il calendario dell'avvento, piccolo angolo di Furlan e poi film. Quindi facciamo di nuovo la nostra routine, tornata dalla vacanza ad Amsterdam. Allora, quindi siamo un po' indietro. Il 10, ok. Il 9 lo devo aprire, l'8, perfetto. Siamo a... oddio. L'8. Ma devo aprire anche il 7. Siamo molto, molto indietro. Allora, il 7... ah, che bello, è un mobiletto, e precisamente è un mobiletto molto carino, che credo proprio sia dell'Emporio di Scherzi di Zonko. Ce la possiamo fare? Eccoci qua. Ok, montiamolo. Vi faccio prima vedere che cos'è. È, sì, un mobiletto con degli ingranaggi, sì, ce lo vedo per... ed ecco qua, è praticamente un carrellino con delle ampolle, sì,
Potrei metterlo anche qua, però secondo me sta molto meglio qua. Quindi lo mettiamo qui. Molto carino. Adesso il prossimo 9. Ho spostato lui e per mia grande sorpresa e gioia c'è Hermione con la cravattina e il cappellino da aggiungere con i suoi amici. Adoro, quanto mi piace fare personaggini, vi giuro. Ehi, enorme. Montiamola subito. Ed ecco Hermione, guardate quanto è carina con i suoi guantini. Cioè, ditemi se non è adorabile. I guantini, la sciarpina. Tra l'altro ho notato che qui c'è il pub Tre mani si scopa e qui il testa di porco, quindi volendo posso aggiungere qualcosa anche qui. Comunque, Hermione va con i suoi amici. Assolutamente sì. Ecco, sono caduti tutti. Ora li sistemiamo. Eccoci qua. E Harry qui in centro. Eccoli! Quanto sono belini! Vi dico perché dobbiamo aprire il 10 e l'11. Comunque, 10. Allora, 10 abbiamo un alberello di Natale con la stellina e tutto. E credo che metterò... carino, metterò accanto a quest'altro albero, comunque qui fuori, vedete ci sono vari alberi, qui comunque nel cortile. Ed ecco qui il nostro alberello di Natale, un po' particolare ma ci piace, dai. Possiamo metterlo qua, posizionato qua, mi piaceva, guardate che carino. Ultimo, apriamo il numero 11, vediamo cosa c'è qui. Bellissimo! Una cassetta postale con un gufo sopra. Ma che bello che è! Quanto mi piace! Bellissimo, non vedo l'ora di farlo. Troppo bello quel gufetto. Anche questo da mettere nel cortile. Guardate che spettacolo! È proprio una cassetta delle lettere con il gufo sopra e la letterina all'interno. E questa si apre anche come una cassetta. Cioè, raga, è troppo bella. Bene, anche oggi l'abbiamo fatto. Adesso sistemiamo la camera. Venite con me. La sistemiamo, accendiamo il mio alberello. Una volta acceso lui, vi faccio vedere anche che hanno messo le lucine fuori. Sto adorando, mo c'è il flash però. Le hanno messe. Accendiamo anche la mia meravigliosa lampada. Ok, che riflette l'aurora boreale. Spegniamo qua. Quindi uno, due. Poi vabbè, adesso prepariamo anche il computer.